La quarta tappa del tour del presidente della regione Eugenio Giani nelle province toscane è stata ad Arezzo e si è focalizzata sulle tematiche legate al territorio della provincia aretina. Il tour prima meta è stato l'occasione per fare il punto su quanto realizzato dall'amministrazione regionale nei primi 2 anni e mezzo di legislatura. Ma è un momento, quello di oggi, di discussione, di confronto. I primi 2 anni e mezzo di mandato sono stati caratterizzati dalle emergenze. Quindi abbiamo dovuto, con un'espressione calcistica, giocare in difesa. Emergenza Covid, emergenza economica derivante dagli effetti della guerra e quindi innalzamento dei costi dell'energia e delle materie prime. Ora dobbiamo agire per realizzare quei progetti che complessivamente noi abbiamo davanti. Pensate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 6 miliardi e 6 per la Toscana, complessivamente più di 6.120 progetti, ma anche i fondi strutturali europei, 3 miliardi e 3 nei prossimi 6 anni per la Toscana, naturalmente centrando su territori importanti. Arezzo è la quarta città toscana, è la città con maggior numero di abitanti in quella che è la parte, diciamo così, sud della Toscana, se la vogliamo dividere in tre, come sono le ASL, come sono gli ATO, e quindi su Arezzo tanta concentrazione di risorse, di energia per una vitalità economica, culturale e sociale che questa città si merita. Io sono più concentrato su come spendere i fondi, perché arrivano risorse con tante imprese che sono in difficoltà perché i lavori ce l'hanno e magari non fanno fronte a quello che possano essere gare d'appalto che noi possiamo mettere concentrate tutte insieme. Abbiamo bisogno di progetti perché spesso ci sono i fondi ma non c'è il progetto nelle condizioni di poterlo eseguire e quindi mettere a punto una nostra capacità di far squadra fra le varie istituzioni. E una riunione come questa serve a questo. Ma devo dire che abbiamo concentrato con i manager ASL per ASL l'attenzione su due aspetti, le liste d'attesa e i pronti soccorsi. E abbiamo bisogno che lo Stato liberi le professioni, ovvero abbiamo bisogno di infermieri, di medici. Non c'è altro settore come quello in cui le graduatorie si esauriscono e quindi è necessario liberare quello che è il numero chiuso a medicina, è necessario concentrare risorse che lo Stato deve darci perché se vogliamo mantenere della sanità un pregio e un orgoglio tutto italiano, dobbiamo avere le risorse e abbiamo tante case della salute, tante case di comunità, gli ospedali di comunità che attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possiamo realizzare. Stazione dell'alta velocità. Io sono assolutamente convinto che occorre una stazione media Etruria. Se volete, come la penso da uomo politico, ritengo che sia ragionevole la stazione di Rigutino, perché offre l'interscambio fra linea lenta e linea veloce, offre le condizioni di dare risposta nell'area sud della Toscana, al luogo dove è concentrata più popolazione, che è appunto questa. Con il ministro Giovannini, è stato ripreso dall'attuale ministro, però abbiamo insediato con la convergenza di Umbria e Toscana un tavolo tecnico. Quindi aspettiamo che ci dia l'indicazione il tavolo tecnico e poi ci lavoriamo politicamente perché le soluzioni che magari sono rimaste, diciamo così, di minore soddisfazione per la popolazione interessata possano essere compensate in altro modo. Secondo me la strada è questa. Fra le tre ipotesi, quella di Rigutino, quella di Farneta, quella di Chiusi, indubbiamente la popolazione viene coperta più qui. Però allora dobbiamo dare anche altro alle altre, ad esempio a Chiusi, il fatto di avere 4 linee, 2 coppie di treni al giorno potrebbe andare bene. Devo dire innanzitutto ringraziare il Presidente Giani perché è venuto qui ad Arezzo, questa è la quarta tappa del tour, dunque di tutte le province della regione toscana. Devo dire che è stato molto puntuale su quello che è stato fatto in questi 2 anni e mezzo di mandato, dunque una regione toscana che devo dire è molto presente sui territori. Su questo devo dire che Giani si è sempre speso, anche quando è stato Presidente del Consiglio regionale, sul rapporto diretto con i sindaci. Questo credo che sia il suo valore aggiunto. E poi dall'altro naturalmente il tema sanitario che è centrale dopo 2 anni di pandemia, stiamo naturalmente uscendo e c'è bisogno anche di riscoprire il territorio con una medicina territoriale, diciamo le case della comunità, che è il progetto che sta andando avanti con Regione Toscana, credo che sia un passaggio fondamentale. Troverà i sindaci e la provincia da questo punto di vista fare fronte comune. Grazie.